1.960.000 euro è questo l'importo dell'intervento per il potenziamento delle scogliere di Marotta nel comune di Mondolfo. Dallo scorso mese di novembre proseguono i lavori di rifioritura dei diversi setti danneggiati dalle violenti mareggiate degli ultimi anni. Un importante intervento di 1.960.000 euro, finanziamenti ottenuti dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, dalla Regione Marche, dal bilancio del Comune di Mondolfo, quindi un grande lavoro di squadra per un intervento fondamentale sia dal punto di vista turistico che della sicurezza dei cittadini e delle attività degli operatori balneari e turistici del territorio. Un litorale che aveva la necessità di una maggiore difesa della costa e quindi stanno proseguendo questi interventi che sono davvero un intervento davvero significativo per un tratto di costa di circa 1,5 km sulla zona centrale del lungomare. Questo ci permetterà di migliorare sicuramente la situazione del litorale centrale di Marotta, ma anche di riqualificare l'intero territorio, soprattutto la zona mare. L'intervento, la riqualificazione del lungomare passa anche attraverso interventi come questi di difesa della costa, ma faremo altri lavori prima dell'estate di riqualificazione del lungomare sud, in particolar modo interverremo dal sottopasso Togliatti alle Vere. Quando si concluderanno invece i lavori? Allora, in questi giorni i lavori proseguono e continueranno anche nelle prossime settimane, quindi nel mese di marzo, e entro aprile si concluderà tutto l'intervento. In queste settimane, negli scorsi mesi, ci si è concentrati soprattutto sui tre transetti che vanno dalla colonia Santa Cecilia fino all'altezza circa di Villa Valentina, e poi proseguiranno appunto nelle prossime settimane verso sud fino ad arrivare a circa all'altezza del molo di Marotta. E quindi prosegue l'attenzione dell'amministrazione comunale verso la zona mare, fare in modo che di trovare il territorio pronto, accogliente e ancora più bello per i tanti turisti che verranno quest'estate a visitarci.